Ciao a tutti, io sono Just Luke e oggi farò un video stupendo sul Cosmo Prof. Come te, come vedevate l'ora. Tra l'altro mi girano un po' i coglioni perché mi vedo brutto stamattina. Volevo essere un gran figo per cuccare e invece non cuccherò un bel cazzo. Tra l'altro giusto ieri una ragazza molto carina, Elisa, mi ha scritto su Twitter e fa: ma do cazzo stai Just Luke, che fine hai fatto, sei sparito? No, purtroppo sono stato davvero impegnatissimo in questi giorni e mi dispiace essere poco presente sui social. Cercherò di migliorare la mia condotta, ve lo prometto. Che dirvi, fa un caldo scemo. Aspetta che metto l'aria così poi sembra Jennifer Lopez. Si vedono i capelli che si muovono col vento. Cercherò di evitare tutte le guru, le fashion blogger brutte che ci saranno nel Cosmo Prof. E poi il mio obiettivo di oggi sarà convincere dei coreani a farmi un contratto da testimonial per la loro marca di prodotti poracci. Volevo vestirmi tra l'altro elegante, abbastanza bene, invece sembro tipo Simona Ventura. Ti presento quel finto chic sciatto tipico di Simona. Poi vi dico solo che per la fretta mi sono messo un paio di mutande di Natale, ma tanto oggi non c'è pericolo che qualcuno le veda e quindi chi se ne frega. Come sono spumeggiante stamattina, raggiante. Just Luke raggiante, mi piace un sacco questa parola, raggiante. Ditemelo più spesso quando volete farmi un complimento, ditemi: Just Luke, sei proprio raggiante. Andiamo al Cosmo Prof, che sarà bellissimo, me lo sento, e sarà ancora più bello soprattutto perché non ho pagato l'entrata. Cioè, se fosse gratis andrei a, anche al concerto di Pamela Prati. Ma dobbiamo fare l'entrata figa sul red carpet. Sì, sei tipo mano così. Questo è un ferro per capelli che sembra un dildo gigante. Wow, queste sono le extension poracce. C'era una tizia da YouTube, fashion makeup, che c'aveva le redu. Wow, se ci fosse Britney impazzirebbe. Pure le pellicce sintetiche, pure le borse brutte, sembra di stare al mercato. Non so quali prendere. Cosa fai? Le selezioni tutte? Che figata. È un rossetto gigante. Mi sono innamorato di questi cosi. Merito il pony? Sì. Ah, cose delle principesse. Oh mio Dio. Ecco, c'è anche qua quella Crazy Polo. Benedetti coreani, vediamo che cos'ha. Madò, voi non potete capire, ragazzi, praticamente sono le 4:30 e la mia amica se n'è andata e quindi sono rimasto un attimo da solo perché sta chiudendo tutto e i vari stand stanno svendendo tutta la roba. Cioè, ma sembra davvero di essere nel paese dei balocchi. Aspetta, andate qua. Oh mio Dio, è stata una giornata pesantissima. Mamma mia, ragazzi, sono stanco come chi? Facciamo una bella metafora, pensiamoci. Come Carmen Russo dopo una spaccata. E adesso vi regalerò un video richiestissimo: Just Luke che canta in macchina, cioè Just Luke che limona con l'aria della macchina, praticamente. Eccoci finalmente qua. Ciao a tutti. Sono tornato a casa e la primissima cosa che ho fatto è stata preparare la telecamera e fare questo video per voi, per mostrarvi tutto quello che ho preso oggi, perché so che è l'unica cosa che vi interessa per davvero. Allora, iniziamo con l'acquisto di cui vado più fiero. No, in realtà non ne vado fiero, però sono contento perché era da tanto che lo volevo. Perché mia sorella si è rotta il cazzo di prestarmi la sua. Una sera abbiamo proprio litigato perché io pretendevo di usare la sua piastra, quella per fare i capelli lisci, e lei mi fa: Luca, mi hai rotto il cazzo, compratene una. Da un lato aveva anche ragione, quindi oggi ho comprato questa qua piccolina che userò sia da viaggio per stirare i capelli, ovviamente. Bello il coso di velluto. E userò anche per fare i boccolini, perché essendo così sottile, secondo me vengono bene anche i boccolini. Non ho la minima idea di che marca sia, anche perché è costata davvero poco.
Però insomma era lì e ho detto prendiamola e chi se ne frega. Ecco qua. Poi questo kit SOS che mi ha fatto morire il titolo è comunque SOS Men's Recovery Kit, che è un insieme di tutte creme, cerotti e robine varie per migliorare l'aspetto della pelle del viso. Visto che per il mio compleanno, che è passato da qualche settimana, mi è venuta una specie di crisi di mezza età, che mi vedo vecchissimo con le rughe eccetera eccetera, ho pensato di prendere questo per provare un po' e... Ma quanto è brutto il tizio che hanno scelto, vabbè. Quando ho visto lo stand della Crazy Color sono impazzito, I went crazy. E ho preso questa qua, che... Oh, oddio, mamma mia, mi era venuto un colpo, perché adesso avevo letto Candy Yellow e dicevo giallo caramella, che cazzo è? E invece ero convinto quando l'ho comprato che ci fosse scritto Crazy Yellow. In realtà, come vedete, c'è scritto Canary Yellow, cioè giallo canarino. Sono proprio un rincoglionito, però vabbè, il colore è questo qua giallo e credo lo userò per fare... come si dice... per rifare una specie di chatouche sui capelli, perché vi faccio vedere, queste sono le mie punte, sono tornato completamente castano, eccole qua. Cioè in teoria dovrebbero essere tipo due toni più chiari delle radici, però in pratica non si vede un cazzo, sono tutto castano e mi sento troppo anonimo, quindi credo rifarò qualcosa, decolorazione bannata dalla mia vita per un po' di tempo, quindi proveremo questo giallo canarino che verrà una schifezza arancione secondo me. Poi ho preso un po' di sparkling glitter, un accento stupendo. Questi qua sono tipo lilla, azzurrino, e questi qua sono argento. Oh mio Dio, li ho... Oh, che coglioni, li ho sniffati. Immagino tutti sul naso. Oh mio Dio. dicevo, credo che non li userò mai nella vita, però erano troppo belli, erano lì che brillavano e al richiamo dei glitter, erano lì che mi dicevano Luca, prendimi, Luca, prendimi. Per cui li ho presi. Insieme a questi ho preso... Io adesso mi sto rendendo conto, Luca, ma che cazzo hai comprato? Questi due smalti, sempre glitterati, che in realtà all'inizio non avevo capito fossero smalti, anche perché io credo li userò al posto del glitter quando vi feci vedere che me lo do come ombretto per fare tipo qualche serata. In questo c'è scritto Pretty Woman. In questo, ah, non vi ho detto le marche degli altri prodotti, vabbè, tanto sono tutte marche borracce ovviamente, non c'è bisogno che vi dica che cosa sono. Poi c'era questo lucida labbra della marca Saffron, che bel nome, proprio invitante, e mi piaceva il packaging con questa specie di zebra dorata, era troppo trash, ho detto vabbè, prendiamolo. Poi queste stelline, non so se si vede qualcosa dall'inquadratura, che bella mano che ho. Sono stelline in teoria da usare per la nail art, per le unghie, e però cioè se ci metto un po' di colla, quella per le ciglia finte, immagino che riuscirò ad attaccarmele in faccia senza problemi. E a proposito di ciglia finte, ho fatto il pieno, ecco qua, perché ultimamente non c'è, sì, in realtà lo so il perché, cioè perché mi piacciono, mi è venuta la fissa delle ciglia finte, perché mi fanno uno sguardo davvero molto 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 figo. Ve le faccio vedere, partiamo da quelle magari più sobrie. Allora, queste qua sono le prime che ho preso e non sono neanche tanto lunghe. La cosa che mi piaceva di queste era la quantità e il volume che danno all'occhio. Infatti, come potete vedere, sono molto molto spesse e queste qua faranno l'occhio davvero molto profondo, secondo me. Poi, sempre nere, ho preso queste qua e queste invece sono sia molto folte che molto lunghe. Credo che un po' le spunterò, anche se sono sicuro che verrà fuori una minchiata schifosa. Poi andiamo sulle cose super sobrie. Queste qua non credo che il colore renda bene, comunque sono viola, viola coi glitter, con questa forma un po' strana, super naturali, queste non se ne accorgerà mai nessuno. E a proposito di naturalezza, ci sono queste qua, che sono fucsia metallizzate, e anche questa è proprio una plasticaccia di periferia. Infine, il richiamo del trash mi ha portato a comprare queste, sempre della fantastica marca Saffron. Sono delle ciglia a pua. non lo so, mi ispiravano simpatia, allegria, e quindi ho detto proviamo. Dramatic eyelashes. Mamma mia, addirittura drama queen. Ultimissima cosa che vi mostro è questa roba, che non ho ancora capito che cos'è, ed è una cosa totalmente inutile anche perché è vuoto, cioè, faccio vedere, non esce niente.
Però insomma era lì, questo ovviamente non l'ho pagato, era lì e l'ho preso perché ho detto vabbè, che ne sai che una volta non ci voglio mettere dentro qualcosa. Proprio come sfregio lo dovevo prendere, è un contenitore per boh, shampoo, sapone, quello che è. E mi piacevano i colori, quindi ho detto ciao.